Gruppo Sada è oggi alla quinta generazione e da sempre ha avuto il pallino per l'innovazione. Si è sempre posto come obiettivo quello di realizzare dei prodotti di qualità. Essere flessibili per noi oggi significa non solo rispondere tempestivamente alle esigenze del cliente, ma proporre delle cose che loro non hanno ancora pensato, quindi essere proattivi. Nell'esempio di Peroni, la partecipazione a questo concorso è stata davvero una bella sfida. Noi abbiamo già esperienza di applicazione di codici promozionali su casse americane, quindi su casemaker. Adesso invece li abbiamo applicati su una resa multipla. Quindi è stato un progetto ambizioso che ha creato squadra non solo con la marca M'Image, ma anche con ancora di più con il cliente Peroni, che alla fine è rimasto molto soddisfatto. In un'azienda di codifica, nel caso particolare la marca M'Image, cerchiamo e abbiamo sempre cercato una sinergia più che altro collaborativa sugli aspetti tecnologici, dal punto di vista sicurezza del dato, in quanto tocchiamo aspetti legati al mondo del packaging dei nostri clienti. La marca M'Image ci è stata vicina dal punto di vista tecnologico nello gestire appunto il dato variabile come flusso di dati verso i nostri prodotti finiti, il cartone ondulato. Abbiamo avuto modo di poter gestire una parte client e una parte server. La parte server abbiamo utilizzato la soluzione Colos Enterprise e attraverso quest'ultimo siamo riusciti a poter incanalare questi dati da remoto verso un software client per la gestione della parallelità sullo cartone in resa 5. Stampare su 5 punti con 5 marcatori in parallelo codici randomici non sequenziali sfruttando il nostro Colos Promotional Code, sviluppato sinergicamente con il loro IT Manager. Abbiamo portato avanti questa sfida e con il cliente Birra Peroni abbiamo stampato più di 1 milione di codici senza nessun errore di stampa utilizzando marcatori 9450 di ultima release, sfruttando la capacità di poter interagire attraverso il loro software con il nostro Promotional Code.